riportare ad Aquino le spoglie di San Tommaso, il frate domenicano che viene considerato uno dei pilastri filosofici e teologici della Chiesa moderna, venerato come santo sia dai cattolici che dai luterani. Quella salma riposa dal 1369 a Tolosa, in Francia, nella Chiesa dei Giacobini, alla quale le concesse Papa Urbano V. A chiederne il ritorno in Italia è stato Tonino Magnapera, che insieme ai fratelli amministra la rete televisiva Teleuniverso, a margine della presentazione del film San Tommaso il Dotto, avvenuta nel Palazzo della Provincia a Frosinone. Questa è una nuova frontiera della televisione, quindi Teleuniverso non soltanto come produttore di programmi televisivi, ma anche produttore di fiction e di documentari. Questo è un film doc, uno delle tante iniziative che sono in programma, e prossimamente avremo anche delle altre produzioni. Il film è il risultato di un anno di lavoro realizzato sviluppando un'idea dell'Associazione Araldica Contado di Aquino. Girato in tutti i luoghi nei quali visse e predicò San Tommaso, grazie ad attori non professionisti, con scenografie e costumi che ricostruiscono fedelmente gli anni del 200. Fondamentale è stato l'apporto di consulenti esterni che operano a Cinecittà, i cui consigli sono stati tradotti in pratica tramite i nostri Franz Petroffalese e Roberto Vettese, che hanno curato la realizzazione pratica del film. Con grande energia proveremo a sostenere questa idea, ma soprattutto questo grandissimo sogno, per far godere di San Tommaso, per far fruire questa straordinaria figura di santo a tutto il territorio che vorrebbe con grande affetto riabbracciare le sue spoglie. Però devo dire e devo complimentarmi con chi ha avuto questa straordinaria idea, l'idea di realizzare con immagini la vita e con pensarla in scorci, in personaggi che mi hanno profondamente commosso. Devo dire che è stata un'operazione di una straordinaria attualità che va fruita, va in qualche modo mostrata. Presto credo che sarà per noi un obbligo, un dovere farla visitare anche nelle scuole, dobbiamo farla vedere ai nostri ragazzi. La pellicola, realizzata senza finanziamenti, seguendo il criterio del docufilm, ricostruisce il periodo storico e politico del tempo di San Tommaso, le usanze del tempo. Dopo 6 mesi di distribuzione in DVD, il film potrà essere proiettato in televisione. Grazie a tutti voi, grazie al pubblico che mi ha sostenuto veramente e ha capito il mio messaggio, veramente. È stato un film dove ho voluto esprimere, diciamo, la purezza di questa persona, di questo santo, di questa figura di San Tommaso, e nella sua, diciamo, difficile vita. E grazie all'intervento dei cameraman di Teleuniverso, insieme a me abbiamo unito le forze e finalmente abbiamo potuto fare questo bellissimo progetto.